Signore e signori, amici romani, concittadini, lo spettacolo era già iniziato. Il Phoenix Live Project e insieme a Giove Live Music è molto felice di accogliervi ancora una volta, signore e signori, il Philip, mastro bassista, capitano alla batteria, Petro alla chitarra solista, Oceano voce e chitarra ritmica. Buon ascolto. Buonasera. Allora, che sta succedendo? Vedo un fremito nell'aria, sento una voce, sento qualcuno. Guardate chi si sta avvicinando. Guardate. Il vascello fantasma. Philip. Solcò l'oceano alla ricerca del tesoro perduto. Oceano, dimmi. Quale sarebbe il mio nome? Un nome abbiamo letto da qualche parte che è Luca Fistallone. Già, ora lo ricordo. Esatto. Beh, vediamo cosa c'è in questo taccuino. Misterioso. C'è chi dice che io sia Luca Fistallone, c'è chi dice che potrei anche non essere, chi lo sa? Facciamo che io sono Luca Fistallone. Bene, Clearly Mystic è il brano che voi eseguirete, giusto? Esatto, ottimo. A volte i grandi viaggi sono un qualcosa di inaspettato. Lo scroscio delle onde, i gabbiani che garriscono in cielo e l'orizzonte, così sublime nel suo intrinseco mistero. Da una parte il reverenziale timore verso l'ignoto, da un'altra lo slancio entusiasta verso l'avventura che infine avrà la meglio. È tempo di salpare lontano da tutti, alla ricerca di se stessi, alla ricerca del giovane amore. Thank you.
veramente questa voce che sentivamo prima di questo misterioso Luca Fistalloni, sento che non si è ancora spenta. Ci avrà ancora qualcosa da dirci? Chi lo sa? Ma in realtà ho qualcosa pure da domandarvi. No, perché Filippo? Perché Filit, perché allora Filit è la sezione aurea che si accende. Questo vuol dire che le cose che stanno ordinate in una certa maniera all'interno del dappertutto nel cosmo, in qualche maniera abbiamo l'ambizione di volerle accendere, di volerle farle sentire, far percepire, e la percezione, la regola aurea. Siamo dei vetti, eh? Ok. Non me lo chiedevo per caso, insieme al mio collega Sandro Mastruolo, grazie, siamo due critici. Grazie Sandro. Ciao Sandro, prego. Salve a tutti, benvenuti. E insieme al maestro, che penso Luca Fristallone si è già presentato, Fristalloni. No? Fristalloni. E quest'oggi, proprio per questa ricerca, diciamo, del senso della musica, chiediamo la partecipazione del pubblico, una partecipazione attiva. Ad esempio, vorrei continuare. Certo, diciamo che io andrei con un altro brano, giusto per far capire perché tutto questo. E famoso taccuino che casualmente mi è stato consegnato, diciamo, prima delle prove, diciamolo, però sempre molto casualmente. O F. Non è quello di chiesa. No. O F. O F. O F. Quante me ne fate passare? Donna imperitura immanente, erede del vuoto nelle mie giornate e dei miei momenti migliori. Lascia che io ti ammiri, coperta soltanto da un manto di luce lunare, finalmente mia. Lascia che il sogno si traduca in realtà. Concedi un solo bacio e niente più.
Allora, come di consueto, come avete notato, che questa serata si fa molto strana e parlata, volevo dire parlata, veramente molto dialogata. Cioè, sicuramente io interpreto che ci sarà un intervento di un certo Luca Pistallone e un Sandro Mastruolo. Chiaramente campano. Intanto prendo la chitarra. Cioè. Sandro, se poi. Grazie. Allora, come dicevamo, volevamo un attimino non intrattenere il pubblico. Cioè, noi siamo stati chiamati oggi apposta, anche in qualità di critici. Per farci intrattenere dal pubblico. Esattamente, noi in realtà vogliamo fare un po' un esperimento, giusto? Abbiamo proposto l'esperimento a loro e vediamo. Se va, sono d'accordo, nel senso che loro sono stati d'accordo. Loro sono, almeno al momento sono stati d'accordo, vedremo. Certo che siamo d'accordo. Grazie ragazzi. Sì. Sempre qui. Grazie. Allora, Luca Pistalloni sempre, e anche Sandro Mastruolo. Certo. Allora, abbiamo. Luciano non si è presentato, no, infatti ha presentato ogni volta, quanti del gruppo. Diciamolo, ogni volta presenti gli altri, ma nessuno ti presenta Oceano. L'ottimo Grande Oceano. Il traghettatore, dai, il traghettatore. Allora, proprio cercando di capire, percepire, captare quello che volevi dirci prima rispetto. Sì, grazie. Rispetto ai Filit, quindi a quello che voi fate, è estrarre sensazioni. Beh, anche questo è il nostro ruolo. Noi siamo, oltre dei critici, oltre ad essere critici, siamo appunto siamo? Dei maestri dell'essenza, della percezione, esatto. Del significato intrinseco di quello che esattamente avviene. Esatto. Noi possiamo, cioè almeno vogliamo, cercare da voi l'essenza. Cioè, nel senso, noi siamo venuti qua, abbiamo provato a vedere se voi potevate darci l'essenza, ma vogliamo capire se dal pubblico possiamo captare questa essenza. Sembrano parole a caso, in realtà lo sono, perché sono completamente improvvisate, giusto? Lo possiamo dire? Apposta. Quindi, appunto, andiamo al punto. Ho bisogno di una persona dal pubblico, che il nostro Sandro andrà un volontario che sarà sostanzialmente quello di quel tavolo. Ok, scegli tu, vai. Quella con gli occhiali che sembra distratta, sì, che si sta nascondendo, sì. No, ma signoria... Sandro, vai da lì. Andiamo. No, ma non farlo andare necessariamente là, non c'è problema. Come ti chiami? Non mi chiamo. Ok, allora fai così. Dammi un nome, dacci un nome completamente falso. Non c'è problema. Bicchiere. Ok, un nome proprio di persona. Mario Rossi. Ottimo, Mario. Perfetto. Grazie Mario. Allora, ci serve una parola. Bicchiere. Ok, ottimo, eri già preparata però, questo intervento non era assolutamente preparato. Quindi il significato di questo sarebbe che da questa parola bicchiere, che sembra insulsa e insignificante, noi trarremo sostanzialmente una storia, e da questa storia il gruppo, appunto Oceano, Mastro, tutti quanti, trasmetteranno delle sensazioni, delle emozioni che da questo bicchiere, che emozioni volete? Volete che è un bicchiere portato da un cameriere che trema con la mano perché è il suo primo giorno di lavoro? Dovete essere un po' più attivi. Che per volete esempio, a questo bicchiere? Chi è che lo porta questo bicchiere? Chi ce l'ha in mano questo bicchiere? Luca. Oppure, ad esempio, molto più semplice. Mario, posso dire. Ce l'ha Mastro il bicchiere. Che colore è? Di che colore è questo bicchiere? Ma cioè, scusa, l'avevo fatto tutto io questo. Infatti sì, il signore con gli occhiali può dire il colore del bicchiere. Ok. Come lei è il signore con gli occhiali. Lei come si chiama? Non la basta il nome, è anonimo. Un colore. È anonimo. Ci dica un colore. Ok. Blu. Nero. Quindi un bicchiere nero. Un bicchiere, una nota per un bel bicchiere nero. Luca, mi serve la chitarra. Dark whisky. Ok. Dark whisky. Allora. Quindi abbiamo un bicchiere nero. Allora chiedo alla band, se possibile, di farci un accordo legato a questo bicchiere. Ok, Sandro, ho bisogno di te. Quindi creiamo un po' questa una storia rispetto a questo bicchiere nero. Cosa rappresenta? Questo è un bicchiere nero depositato su un bar desolato dove c'è soltanto un cliente che sta appunto sorseggiando questa bevanda calda. È un caffè lungo, americano, bollente. Questo caffè gli scorre tra le mani. A un certo
certo punto il bicchiere cade. Arriva una signora avvenente, suadente. Come si chiama questa signora? Carmen, che è anche la proprietaria del locale, e tutti i giorni vede questo signore entrare e bere questo bicchiere sempre di caffè bollente. Un uomo stanco, un bandito, sporco, sempre con statuta, probabilmente un magazziniere. Un magazziniere che lavorava con il suo marito, il marito che morì molti anni or sono. E nonostante tutto il loro rapporto d'amicizia era così grande che tutti i giorni viene a trovare la moglie a questo posto di lavoro. E quindi a un certo punto un uomo che si perde, è un uomo stanco, un po' come se ha perso la, penso, la nota di l'oceano, e ha perso la nota. Ok, si stanno ritrovando e quindi l'uomo si ritrova, se stesso ritrova, se stesso negli occhi di Carmen. Ma ricordate Carmen, è la stessa ragazza, accetto, ci dà. E quindi anche da un punto di vista forse poco morale per molti, ma l'amore comunque non conosce regole. E da qui nasce l'amore di questa ragazza che prima era la moglie del suo grandissimo collega. E così. Un amore nero. Grazie mille. E era giusto per far capire come è possibile estrarre le emozioni da una parola, da un bicchiere, dal suo colore. Una cavolata, ma ci sta. Vi presento l'ultima canzone, scusate. Mario. Vi presento la penultima canzone a cui personalmente sia io che Sandro teniamo tantissimo, perché se posso dirlo è stata composta da quest'uomo all'età di 20 anni, ecco, che ci eravamo appena conosciuti, a fine della fiera ci conosciamo da circa 10 anni. Esatto. Giovane amore, voglio raccontarvi una storia di fantasmi. Lei era bella, lui bruciato dal fuoco di un amore incorrisposto. Si aggirava come uno spettro per le strade del paese, bramando disperatamente per qualcosa che non poteva avere. Ma la sua voce urlava forte nella sua testa: vai e realizza il giovane amore. One, two, three, four. Yeah!
cioè tu che mi sta sfuggendo, la chiude. Molto tempo di questa serata, vi lasciamo con... Stasera non si può fare la gag di Martina, purtroppo. La faccio con Agnese, vediamo se la sa fare, vediamo. Agnese, quale canzone vuoi? Questa is! Ammazza! Veramente vuoi questo is? Non era programma, ammazza! Bello! E mezzo. Chi mi chiama? No. Ci siamo ragazzi. Thank you.
volta suonano meglio. Ma voi che fate? Tornate dopo a suonare un altro po' qui? Chi è il colpevole? Chi è che deve andare? Io e il capitano. Il capitano deve andare. Il capitano deve suonare dopo con l'altra band. E poi? Poi se ne va. Cioè tu ci togli due bis. Ha fatto sei pazzo. Ma ci togli due bis. Allora, chiunque avrà voglia di ascoltare altra musica e non potrà, sappia che. Il capitano rimane! Quindi ci sono molti bis possibili grazie al capitano che rimane. Ecco, ricordatevi, allora, quanti di voi hanno un cellulare? Quanti di voi hanno registrato qualche brano questa sera? Quanti di voi hanno già taggato la pagina del Live Fenice? Grazie, grazie, ti voglio bene. Quanti di voi stanno taggando la pagina di Live Fenice ora? Uno. Va bene, fra poco lo rifacciamo. Allora, grazie mille ai Filit che tornano di serata in serata e che torneranno anche fra poco per un bellissimo bis nel quale ci faranno una delle migliori cover delle Orme dai tempi dei tempi. Non è vero? Vabbè, comunque sicuramente qualche cosa faranno, per cui potete staccare, ragazzi. Ci faranno una cover di Rino Gaetano? Siccome rimarranno, faremo una rotazione di palco veloce in modo che tutti tornino almeno 2-3 volte, 4, insomma, tanto state tutti qua. La porta è chiusa, è bellissimo avervi qui con noi ed è bellissimo sapere che rimarrete tutti quanti. Sì, io c'è tutto attaccato, mettevo ogni cosa nell'angolo suo. Bravo, capitano.